collaborazione con Facco Gioielli, le gioie del cuore. Fuoco e design, vendita e installazione stufe e caminetti a legna e pellet. Gobbo Arredo, tendaggi di qualità e biancheria per la casa. Gatto Calzature, moda e convenienza ai tuoi piedi. Pozzo Leone Marostica. Ciao, oggi sono a Villorba, andiamo a trovare Elisabetta che ha bisogno di noi per prepararsi per un colloquio di lavoro. Beh, è proprio il caso di dire che l'abito fa il monaco. Ciao Elisabetta. Ciao, ben arrivata. Grazie. Ciao, accomodati pure. Devi pensare poi, Cristina, che io ho un colloquio di lavoro abbastanza importante e molto particolare anche. Si tratta di un appuntamento che io attendevo da molto tempo ed è un'azienda che si occupa di design e sto cercando in tutte le maniere di avere quel look giusto per insomma far sì che rispecchi anche un po' la mia personalità. Bene, è proprio il caso di dire, come dice il proverbio, che non esiste una seconda chance per dare una buona impressione. Dobbiamo centrare l'obiettivo subito, dai primi istanti. Allora, a proposito, tu hai già in mente qualcosina? Guarda Cristina, io sinceramente ho tre idee in mente. Bene, che dici? Le vediamo? Mi fai vedere la prima? Certo, guarda. Bene, cari amici, allora abbiamo capito che Elisabetta si deve preparare per un colloquio di lavoro di stampo creativo, quindi non il classico colloquio di lavoro dove è di rigore il tagliere e la formalità. Qui possiamo usare un po' di più sui colori, sui tagli geometrici, sicuramente qualcosa che esalti la personalità della persona, per cui accessori, borse, scarpe particolari. Ma vediamo Elisabetta cosa ha preparato per noi. Ecco il primo look. Elisabetta, sei pronta? Sì, eccomi Cristina. Cosa ti sembra? Non mi convince, sai. Proviamo il secondo, dai. Va bene, dai, ok. Beh, leggings di pelle, Converse e camicia pois è un po' troppo anche per un colloquio creativo, non pensate? Sicuramente bocciato. Ma adesso vediamo il secondo. Elisabetta, sei pronta? Eccomi Cristina. Ecco qua la maggiorette. Ma come Cristina? Cioè, secondo me la gonna corta così, la camicia in check, la trovo un frizzante, insomma, un gusto anche abbastanza stiloso, no? Secondo te che cosa mi vuoi? Vedi, è un bellissimo look, ma non proprio da colloquio di lavoro. La gonna è troppo corta, non devi mai usare l'umidità. E poi gli stivali non vanno mai indossati in un colloquio di lavoro, fanno un po' troppo aggressiva, per non parlare delle ruche qui nella camicia, sono proprio fuori luogo. Mi spiace, anche questo devo bocciarti. Vediamo il terzo, dai, speriamo in bene. Quindi cari amici, è proprio la minigonna che non va in questo caso, indipendentemente che si tratti di un tubino aderente o di una gonna plissettata come Elisabetta, la minigonna per un colloquio di lavoro creativo o formale sicuramente è da evitare. Vediamo adesso l'ultimo look. Elisabetta, sei pronta? Sì, wow! Beh, direi che più che a un colloquio di lavoro stai andando a un cocktail con le amiche, no? Cosa ti sembra? Beh, che dire, questo dress in jersey monospalla viola è sicuramente bellissimo, ma non adatto per nulla a un colloquio di lavoro. Sei davvero molto sexy, perché hai un fisico bellissimo, è molto fasciante e poi è tanto sexy a vedere proprio una spalla coperta e l'altra scoperta. Vedi, con questo look rischieresti di catalizzare tutta l'attenzione sulla tua bellissima fisicità piuttosto che sul tuo curriculum e quello che poi andrai a dire. Dai, vai a cambiarti che adesso ci pensiamo noi. Va bene, ok. Questa volta cominciamo dai vestiti. Adesso andiamo a San Martino di Lupari dove proveremo alcuni look adatti alla circostanza. Di sicuro nulla di così fasciante. Eccoci arrivate. Ti ho portato qui perché per te ho in mente qualcosa di particolare. Ciao
Ciao Stefano. Ciao Cristina. Ti presento Elisabetta. Ciao Cristina. Ciao, sono Elisabetta. Lei è quella che oggi dobbiamo vestire. Perfetto. Preparandola per un colloquio di lavoro. Un colloquio di che tipo, Elisabetta? Settore marketing per un'azienda di design. Qualcosa di creativo, direi allora. Perfetto. Venite con me allora. Pensato a questo io. È carino questo abito stile bonton con l'organza e anche il velluto, però sai cosa? Ci manca forse un elemento di carattere. Ricordati che è un colloquio creativo. Io avrei visto quello. Bellissimo questo. Eh sì, molto carina questa casacca in tweed. Secondo me è il giusto mix. Che dici, lo proviamo? Certo. Vai. Seguitemi, vi insegnerò il mix giusto per ogni occasione. Vestiti. L'abito stile bonton. Pensare che stamattina tra le proposte c'era un abito stretch monospalla. Così sexy. Incredibile. Che dici, mentre lei si sta provando, ci guardiamo intorno? Certo. Io avrei pensato a questo. Cosa ne pensi, Cristina? Ah, molto carina questa gonna qui. Che potremmo abbinare, eccolo qua. Chemisier che mi dà il tocco di colore. Ovviamente il look deve essere completato, magari, sì, con questa bellissima mantella. Una scelta perfetta, direi. Eccomi, Cristina. Che carino. Vedi, Stefano, abbiamo fatto proprio bene a mettere sopra questa casacca. Perché è più carattere, secondo me. Infatti. E Cristina, senti un po', ma cosa ne pensi di questo tronchetto? Beh, diciamo che solo un po' che possono permettersi il tronchetto con la gonna, perché toglierebbe un po' di slancio, ma data la tua gamba, sicuramente proprio azzeccato. Bene, allora, questa è la prima proposta. Adesso che ne pensi? Proviamo uno spezzato? Perfetto, Cristina. La scelta dei colori è appropriata, dato il suo incarnato così chiaro e i capelli biondi, decisamente vada per le tonalità scure. Eli, sei pronta? Eccomi, Cristina. Molto carino. Vedi, la gonna abitata a sgoccio con questo chemisier con la rouge piatta in color melanzana che mi spezza un po' il candore del tuo incarnato. La lunghezza è quella giusta, però mi manca la mantella. Ecco, sono già pronta. Di stile con questa mantella, però mi ha tolto un po' l'elemento colore. A questo punto io mi faccio aiutare da una borsa. Vuoi provare la mia borsa? Eccola qui, vediamo un po'. Beh, ci voleva proprio. Direi che adesso è tutto al posto giusto. Bene, dai, adesso rientra nei camerini che noi andiamo a scegliere il terzo outfit. Direi che la dimensione della borsa per un colloquio di lavoro è fondamentale.
Questa è la giusta dimensione, media, non troppo piccola come potrebbe essere una pochette o una clutch, troppo modaiola per un colloquio, ma neanche dall'altra parte una shopping bag molto grande, dall'idea di trasandato, il curriculum sgualcito. Quindi attenzione alla borsa giusta. Ma torniamo a Elisabetta, hai già individuato il terzo look? Io avevo pensato a questo, guarda Cristina. Beh, qui giochiamo con il contrasto dei tessuti, dalle balze al pizzo. Ovviamente dobbiamo però dargli anche in questo caso un elemento di carattere. Pensavo a questa bella pelliccia. La pelliccia che ne riprende il colore delle balze, il tutto, eccola qua, magari costretta all'invita da questa bellissima cintura. Direi proprio di sì, cosa dici? Me la porto a provare? Direi che questo look è davvero d'impatto, ma forse anche un po' troppo, mi viene un dubbio. Il tuo esaminatore è una donna o un uomo? È una donna. E allora non ci siamo. Rischieresti di entrare troppo in competizione con lei e perdi il posto di lavoro. A questo punto direi che non ho dubbi, il look giusto è il numero 2. Scelto l'outfit, occupiamoci però dei capelli e del make-up. Dai, preparati che andiamo. Arrivati dal parrucchiere, siamo qui a Montebellina. Entriamo. Ciao Roberta. Ciao. Ti ho portato l'Elisabetta. Piacere. Ciao, Roberta. Elisabetta. Dobbiamo prepararla per un colloquio di lavoro. Ha bisogno del tuo aiuto per i capelli e anche il make-up. Siamo pronti. Ti faccio accomodare, prego. Mentre Elisabetta si sta un attimo preparando, faccio un breve preambolo su quello che è il colloquio di lavoro. Si tratta di un colloquio di stampo creativo perché lei si occuperebbe del marketing all'interno di questa azienda di design. Quindi deve avere sempre l'aspetto ordinato da colloquio di lavoro, ma non rigoroso. Bene, allora io farei un semiraccolto. Bene Elisabetta, ora ti spazzo i capelli e comincio a prepararli per la conciatura. Elisabetta, adesso mi sto preparando, oltre che per la conciatura, anche ti libero il viso, perché poi con il trucco riusciamo ad avere un lavoro più ordinato. Raccogliendoti i capelli mi facilita anche il lavoro poi quando ti farò la treccia, che non sarà una treccia classica, ma sarà un pochino più vivace. Perché come ti anticipavo,
anche per un colloquio di lavoro i capelli devono essere raccolti. I capelli normalmente sono un elemento di seduzione, quindi avere i capelli sciolti in un colloquio di lavoro darebbe un po' fastidio a chi ti ascolta, perché magari ti forzerebbe a fare alcuni movimenti e in ogni caso distoglierebbe l'attenzione, dato che tu hai dei capelli molto belli e anche lunghi, magari su quello che stai dicendo. Ho capito, Cristina. Buona idea. Cristina, senti, volevo chiederti un consiglio. Mentre lei continua a farmi comunque i capelli, io vorrei scegliere uno smalto. Cosa mi consiglieresti? Beh, guarda, allora, la mano è fondamentale in un colloquio di lavoro sin dal primo momento della stretta di mano col tuo esaminatore. Però in questo caso vedo che tu hai un'unghia pulita, corta, curata e hai già dato una mano di smalto trasparente. Io direi che basta così, è sufficiente così, eviterei di mettere dei colori. Ok, segui il tuo consiglio allora, Cristina. Eccoci qua, Elisabetta. Ora abbiamo preparato la base per l'acconciatura e adesso passerei al trucco. Cosa dici? Perfetto. Cristina, io non sono molto amante del trucco e sinceramente andrei anche così. Cioè senza trucco? Sì. Beh, vedi, per un colloquio di lavoro l'aspetto deve apparire ordinato e pulito, quindi sono d'accordo che non bisogna caricare troppo il trucco, ma neanche proprio non metterlo, anche perché dobbiamo dare luminosità al viso. Cosa ne pensi te? Io sono assolutamente d'accordo con te. Io metterei in evidenza gli occhi, anche perché sono azzurri, quindi li guardi subito. In un colloquio di lavoro comunque la prima cosa che si guarda sono gli occhi di una persona. Le labbra, per quanto belle, io comunque le terrei un pochino in secondo piano. Un po' di gloss e darei un po' di colore all'incarnato. Make-up. Adesso che il trucco è finito, come ti vedi? Speciale, direi. Vedi? Abbiamo dato luminosità, ti abbiamo un po' acceso, ma non troppo. Ah, lei si è lavorato, mi conosce il signore, lo fa. Scusa, ma come mi conosce il che il signore si vuole ancora? Per me sei pronta. Perfetto, adesso direi che sei pronta per la vestizione. Dai, andiamo. Se tu dici più a mio agio, significa che prima non eri molto a tuo agio. Tesoro, quando ti do la borsa? Ti ricambio. Mi hanno messo tutte le cose, il book. Eli, ci sei? Eccomi, Cristina. Che bella! Guardati! Oh, fantastica! Adesso sì che mi sento per mio male. Direi che hai proprio il look giusto, il trucco e anche i capelli. Però manca solo un elemento. Già! Ti do in prestito la mia borsa. Grazie mille, Cristina. Che ti porti fortuna. Certo che sì.
davanti al locale dove ci sarà il colloquio. Avendole prestato la borsa, non potevamo non venire. Adesso entro dentro e così la osservo da lontano. Sei Cristina? Bravissima, complimenti. Allora dobbiamo festeggiare. Ci prepari qualcosa di speciale? Certamente. Sì, però è solo un mese di prova, dai. Tranquilla, se non ti assumi lei, ti assumiamo noi. Beh, anche questa settimana la missione è compiuta. Vi aspetto la prossima settimana per una puntata tutta in bianco. Con Facco Gioielli, le gioie del cuore. Fuoco e design, vendita e installazione stufe e caminetti a legna e pellet. Gobbo Arredo, tendaggi di qualità e biancheria per la casa. Gatto Calzature, moda e convenienza ai tuoi piedi. Pozzo Leone Marostica.